Si rafforza l'ipotesi delle intenzioni suicide di Giuseppe Longo, il 75enne morto nell'esplosione della sua casa di via Garibaldi, nella quale sono rimasti uccisi due vigili del fuoco e feriti gravemente altri due, dopo il ritrovamento di una lettera scritta dall'anziano e ritrovata nel pensionato dove fino a due giorni prima della tragedia andava a dormire. Nella lettera l'uomo, padre di due figli, residenti da anni a Milano, truffato recentemente nell'acquisto di alcune biciclette, racconta della sua solitudine, scrivendo anche di essere stanco e aggiungendo: se mi cercate mi troverete in via Sacchero. Pare che l'anziano abbia anche avuto un breve scambio di battute con i vigili del fuoco giunti sul posto. Potrebbe essere stato lui ad aprire una delle tre bombole presenti nell'edificio. Resta anche da accertare cosa abbia fatto da innesco, se l'uso di un attrezzo da parte dei pompieri, come raccontato da un testimone, un'iniziativa volontaria del 75enne o un qualsiasi altro evento accidentale. Slittano intanto per un problema di forma i funerali dell'anziano e dei due vigili del fuoco rimasti coinvolti, Dario Ambiamonte, 40 anni, e Giorgio Grammatico, 37, non essendo ancora stato possibile per la procura disporre l'autopsia.